Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi me le avete chieste in tanti, finalmente dopo qualche giorno di test in maniera tale che non vi davo qualcosa di incompleto e del quale non era sicuro, vi porto le mie tattiche ed istruzioni con le quali ho iniziato FIFA 23 e in questo caso non di uno ma ben due moduli che ho trovato molto utili e secondo me abbastanza in meta, quindi mettetevi comodi e state attenti perché vi andrò a spiegare nel dettaglio le formazioni e soprattutto quali giocatori adottare nei vari ruoli. Allora, partiamo dal presupposto che secondo me quest'anno i moduli migliori sono i moduli stretti, quindi parliamo di moduli soprattutto a tre centrocampisti che vi danno la possibilità di poter scambiare il pallone molto rapidamente e aprire varchi, perché come avrete notato è molto difficile quest'anno tenere la palla tra i piedi con i micromovimenti, è difficile anche speed boostarsi e quindi mandare in profondità il compagno che si inserisce sembra essere la strada migliore. Quindi il primo modulo che io vi vado a mostrare è uno dei moduli migliori anche dell'anno scorso e sto parlando del 4-3-2-1 e non il 4-2-3-1, mi raccomando. Modulo che quest'anno subisce una variante visto che non abbiamo più i due ATS e ATD ma abbiamo due AT a ridosso della prima punta. Ma comunque questo cambia relativamente poco solo a livello di terminologia perché poi come vedete in campo i giocatori sono disposti esattamente nella stessa maniera. Veniamo alle tattiche. Allora, per quanto riguarda la difesa, che al momento è secondo me la fase di gioco più difficile da masterare, visto che l'L2 risente veramente tantissimo del problema della fluidità del gioco attualmente, io me la vado a gestire così, ossia 42 di ampiezza per evitare che si vengano a creare dei buchi dove poi vanno a lanciare i nostri avversari con filtrantoni le proprie punte e avete visto quanto è difficile recuperare l'attaccante veloce che si inserisce quest'anno, e poi come profondità utilizzo 72 che è un parametro che non deve spaventarvi assolutamente per due motivi. Innanzitutto perché lo avete visto, sono due anni ormai che la difesa per lo script dell'hypermotion sta sempre discretamente elevata. Potete mettere anche di piega e uno di profondità, ma la difesa ce l'avete praticamente sempre a centrocampo. Quindi perché motivo numero 2 io vado a mettere 72 di profondità? Perché visto che l'L2 non è più così funzionale come in passato, preferisco giocarmela di anticipo, quindi cercare di stare a ridosso dei giocatori avversari, switchare per tempo, uscire e in contrasto andare a recuperare il pallone per poi azionare le mie manovre. Quindi per quanto riguarda la difesa del 4-3-2-1, equilibrato 42-72. Per quanto riguarda la costruzione della manovra, ci ricolleghiamo al discorso della poca fluidità. Visto che è difficile tenere la palla tra i piedi, è difficile far salire la squadra con il possesso palla, utilizzo manovra veloce perché voglio andare a creare la manovra gestendo appunto a rapidi tocchi, non dico di prima sempre, ma a due il pallone verso i miei compagni e salire così senza perdere troppo tempo per cercare di prendere anche l'avversario alla sprovvista che magari non mi riesce a rientrare con i suoi giocatori. Mentre per creazioni e occasioni sempre passaggi diretti, visto che in questo caso si buttano spesso alle spalle della difesa e fanno tanti inserimenti dandomi tante opzioni per andare a trovare il giocatore posizionato meglio. L'ampiezza vado a utilizzare 30 perché come vi dicevo moduli stretti sono da prediligere e ovviamente se vado a utilizzare un modulo stretto di certo non vado a perdere quello che è il suo benefit mettendo un'ampiezza elevata, ma appunto metto un 30 che mi permette di avere la squadra bella compatta lì davanti e di ritrovare sempre i giocatori che scambiano tra di loro. Giocatori in area 3 per evitare che si venga a creare un affollamento in area di rigore, io voglio scambiare all'esterno e poi entrare dentro giusto con i miei giocatori offensivi o con una delle mezzali che viene a darmi una mano, su angoli 1 per evitare i soliti contropiedi e su punizioni invece utilizzo 3. Per quanto riguarda invece i giocatori che io consiglio di utilizzare, qui vedete che tralasciando Osimhen che è provvisorio, la punta deve essere un giocatore ovviamente molto rapido, meglio se con 5 di skill e almeno un 4 di piede debole per evitare che sbagli le giocate, appunto in questo caso col sinistro con Mbappé.
i due esterni in questo caso devono essere due giocatori veloci, dotati di un buon passaggio e ovviamente ottima finalizzazione. A centrocampo dobbiamo avere un mediano puro, come a me in questo caso Yaya Touré, una mezzala completa box to box come De Bruyne, e poi io ci vado ad adattare un giocatore come Messi, offensivo, che però va a dare qualità in fase di possesso. Quindi potete sia applicare questa strada che la strada dei tre centrocampisti puri. E poi sui terzini ovviamente due giocatori abbastanza veloci che siano in grado di difendere bene, e sui difensori centrali due difensori che abbiano uno stile di corsa prolungato in maniera tale che vanno a recuperare gli attaccanti avversari sul lungo. E di questo, se non sapete di cosa sto parlando, ne ho parlato nel video che è uscito ieri. Quanto alle istruzioni invece, per quanto riguarda il terzino un po' più tecnico, lascio su equilibrato, quindi non su resta dietro in attacco, e poi come tipo di inserimento sovrapponiti per far sì che passi all'esterno e non all'interno. Per quanto riguarda invece quello più difensivo, sempre sovrapponiti, ma in questo caso resta dietro in attacco. Sul mediano più difensivo andiamo a utilizzare resta dietro in attacco e copri al centro. Sulla mezzala un po' più tecnica andiamo a utilizzare invece attacco equilibrato e copertura sulle fasce. Su quello un po' più tecnico sempre attacco equilibrato e copertura al centro. Il copertura sulle fasce ve lo vado a spiegare a brevissimo ora che arriviamo sugli attaccanti. Perché su Neymar abbiamo rimani centrale, su Mbappé rimani centrale inserisciti alle spalle, e su Osimhen la stessa cosa di Neymar, rimani centrale ma in questo caso rientra in difesa. E allora voi immaginate un De Bruyne che copre centralmente, un Victor Osimhen che torna in difesa, guardate che questo 4-3-2-1 in fase difensiva diventa magicamente un 4-4-2 con il quale è molto più facile difendere. Quindi mi raccomando, impostate sempre l'esterno largo, uno dei due, opposto alla mezzala, che vada a rientrare in difesa quando l'altra copre al centro, così avrete una maggiore familiarità a difendere con questo modulo. Per quanto riguarda invece la seconda formazione che ho testato è il 4-4-2, la versione 2, quella con i centrocampisti centrali più arretrati, quindi che sono dei mediani. In questo caso le tattiche che vado ad utilizzare sono sempre equilibrato in fase difensiva, con un'ampiezza di 45, leggermente più alta, perché visto che abbiamo un 4-4-2 vado a coprire meglio il campo, e una profondità addirittura di 75, perché visto che è una linea centrale preferisco stare ancora un po' più alto perché sono sereno che dovrei riuscire a recuperare il pallone. Per quanto riguarda invece la costruzione della manovra, qui non vado a utilizzare equilibrato, ma utilizzo palla lunga, perché avete visto quanto quest'anno i filtranti siano forti, di conseguenza vado a sfruttare le mie ali sulle fasce con i loro inserimenti per poi creare gli spazi nelle quali si vanno a inserire le nostre punte. E su creazione delle occasioni ovviamente utilizzo equilibrato. Su ampiezza vado a utilizzare 55, perché questo è un modulo largo, vado ad alzare lievemente l'ampiezza senza strafare da quello che è il parametro base, che è 50. Giocatori in area lascio 5, angoli 2 e punizioni 1. Per quanto riguarda giocatori ovviamente da utilizzare, in questo caso stesso discorso per i terzini, mediani che possono essere anche qui uno puro e uno un po' più completo, gli esterni devono essere due giocatori molto rapidi, mentre per quanto riguarda le due punte, assolutamente necessaria la 5 di skill, perché quest'anno conta tantissimo rispetto al piede debole che avete notato, già avere un 3 invece sembra di avere un 4. Per quanto riguarda le istruzioni, resta dietro in attacco e sovrapponiti ai terzini, quindi stesso discorso per quanto riguarda il sovrapponiti, mentre voglio che entrambi rimangano dietro perché tanto il lavoro sporco qui lo fa tutta la cintola in su. Per quanto riguarda i mediani, resta dietro in attacco e copertura al centro per tutti e due, con l'aggiunta di questa nuova istruzione che regista arretrato, che vi permette di avere i due giocatori che vengono a chiamarsi spesso la palla dietro e quindi vi renderanno più facile la fase d'uscita. Sugli esterni utilizzo rientra in difesa, inserisciti alle spalle ed entra in area per il cross, dunque andando a creare un po' più di schermo davanti alla mia linea difensiva, quindi difendendo a 4 sulla stessa linea davanti ai difensori. E poi sulle due punte invece utilizzo inserisciti alle spalle e rientra in difesa, in modo tale che non solo daranno una mano nella fase di pressing, ma si troveranno anche in una posizione non troppo distaccata dal resto della squadra quando ci sarà da ripartire e magari noi ci andremo ad appoggiare per poi lanciarli con i nostri centrocampisti dopo aver chiesto l'1-2.
Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se utilizzerete queste tattiche, magari qual è il modulo con il quale voi vi siete trovati al momento di più. Vi ricordo in descrizione la piattaforma Viola dove vado live tutte le mattine e possiamo condividere lì pensieri, opinioni sul gioco e mi vedete anche appunto provare le cose in diretta. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Daniele Liberoschi, ciao!